Tu direi cazzate. Dai, proprio Va bene, cazzate, Daniele, va bene. Allora, la domanda, dottor Pisu. non puoi farmi domande ogni volta che mi meni, e basta. La domanda è perché i maestri abili hanno paura di combattere ma combattono e quelli cattivi hanno paura di combattere e non combattono, a meno che non siano sicurissimi di vincere. E la tesi mia è che il maestro buono mette in campo la tecnica, la sua abilità e il suo allenamento, quindi ha paura chiaramente perché ha paura in quanto essere umano, ma l'unica cosa che riceve in caso di sconfitta è un feedback sull'allenamento e sulla tecnica. Quello cattivo mette in gioco l'immagine che si è fatto di sé. Poi risposta seria o risposta semiseria? Io voglio risposta seria Risposta prima. seria. No, vabbè, io, a parte che veramente di maestri ne ho conosciuti pochi, però le persone che amano il combattimento lo amano perché si sfidano, si mettono alla prova, hanno la curiosità di vedere se le cose che fanno funzionano, ma soprattutto hanno il piacere di divertirsi, perché alla fine il combattimento è divertente, è soprattutto divertimento, un modo per spegnere il cervello e sentirsi vivi. Quelli che non combattono, non so, non li conosco, non li frequento. Una risposta diplomatica. Esatto. Rompi i coglioni solo quando si tratta del Krav Maga, vero? Ma che cos'è?